un laboratorio dal basso che si prefigge l'obiettivo di fare formazione puntando sugli argomenti del giornalismo attuale, quindi focalizzando l'attenzione su quelle che sono le professioni legate a una redazione, in particolare una redazione giornalistica nel 2014. Cambiano i nomi e di conseguenza cambiano i temi, dato che i temi in questo momento riguardano la produttività, il lavoro e riguardano il ripensare una professione, significa che stiamo provando a fare dei passi avanti in comune per fare una formazione continua che significhi anche ripensare i modelli editoriali e quindi ripensare la produttività in funzione dell'editoria. Sarebbe quello di creare sempre più consapevolezza in coloro che vogliono fare questo lavoro o già lo fanno, nel fatto che è cambiata completamente la professione di giornalista. Per quanto mi riguarda direi che non esiste più il giornalista così come l'abbiamo inteso fino a 5-10 anni fa e proprio sul discorso della formazione questo è un elemento che va assolutamente implementato e bisogna cominciare a dire le cose come stanno e quindi sia i colleghi più grandi devono iniziare a lavorare in maniera diversa, soprattutto coloro che adesso si approcciano a questa professione, magari perché sono molto giovani, devono iniziare a percepirla in maniera completamente diversa da come gli è stato insegnato in questi anni. Questo percorso di autoformazione non avremmo potuto fare altrimenti, perché le possibilità che ci sono state date dai laboratori dal basso non le avremmo mai potute avere, sia in termini di supporto logistico sia in termini di supporto economico. Portare determinati nomi in Puglia a fare dei seminari, a raccontare il loro lavoro e a livello anche internazionale, Cristian Rocca che oggi aprirà il festival è la testimonianza principale, significa avere delle professionalità di altissimo profilo. Per averle bisogna anche poterle almeno ospitare, pagare i viaggi e questo discorso sarebbe stato impossibile per una realtà indipendente e piccola come la nostra. Attraverso i laboratori dal basso abbiamo avuto la possibilità sia di ospitarli ma soprattutto di avere un'interazione con loro che altrimenti sarebbe stato impossibile.